Uno dei temi fondamentali per con i quali ci siamo confrontati relativamente al piano regolatore è stato quello della sicurezza e sicurezza del territorio. Quindi gli studi di analisi dello stesso sono stati fondamentali, ma c'è stata anche un'occasione particolarmente importante, che è stata quella del vedere l'inizio del percorso per la redazione del nuovo piano regolatore coincidere con un'azione nazionale relativa allo studio del comportamento sismico del territorio, che ha visto appunto il Ministero erogare dei fondi per finanziare gli studi e la messa in sicurezza degli edifici e che quindi ci ha permesso di accedere, di manifestare il nostro interesse per questo studio e di accedere a questi finanziamenti. Finanziamenti che sono stati erogati per il 50% dallo Stato e per il 50% dalla Regione e che interessano tutto appunto il territorio nazionale. Questo perché ha una rilevanza rispetto alle modalità con le quali agiamo solitamente in Italia, perché per la prima volta si è deciso a livello centrale dello Stato di avere uno studio che presenta le stesse caratteristiche, le stesse modalità di rappresentazione, gli stessi gradi di approfondimento per tutto il tessuto nazionale. Tant'è vero che lo studio di microzonazione sismica verrà approvato non dal Comune, non dalla Regione, ma dal Ministero, che approverà poi tutti gli altri per redigere alla fine una cartografia che con le medesime modalità racconterà il comportamento sismico del nostro territorio nazionale. È uno strumento importante, è uno strumento che può sembrare simile all'analisi geologica, ma ha delle differenze di approccio completamente diverse, che quindi ci dà ulteriori elementi importanti per conoscere quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, grazie ad una serie di analisi sul campo, e che sommato a quella che è l'analisi invece idrogeologica dello stesso, oltre a fornirci lo stato di salute del territorio urbano pordenonese, ci dà anche la possibilità di avere un supporto fondamentale per sostenere le scelte pianificatorie. Scelte pianificatorie che appunto hanno come finalità quella della messa in sicurezza del nostro patrimonio e del nostro territorio. Aderendo quindi ad una manifestazione a livello regionale, abbiamo individuato nell'elenco dei professionisti che potevano redigere questo studio, tipo di studi, il dottor Collareda, che ci presenterà il lavoro questa sera e che si è anche appoggiato ad un giovane geologo locale, Alessandro Moro, che appunto ha fatto da referente per la nostra storia, il nostro territorio. Come vedrete, ci porterà a leggere in modo diverso la nostra città e ci porterà soprattutto a capire come la pianificazione, anche essendo questo un livello di analisi urbanistico, quindi nel dettaglio, abbia una strettissima relazione anche nel concetto di riqualificazione urbana con le caratteristiche sismiche dei nostri terreni e di come la città si è andata a strutturare. Passo la parola ad Alberto per poi lasciare la presentazione al dottor Pollarelli. Grazie. Grazie. Due parole. Preannunciandovi anche l'evento della settimana prossima, che poi potrete trovare traccia sul sito, anche una parte, cioè tutta la parte relativa a questi documenti sarà pubblicata come uno degli strumenti che accompagnano il piano. Ora non siamo dentro a un processo di partecipazione, però ci piace anche condividere, mettere a disposizione quelli che sono un po' gli strumenti dell'analisi, un'analisi che sta diventando corposissima. Però di fatto poi alla fine vediamo se con i processi partecipativi ci saranno degli spunti e degli elementi che saranno intersecati o verranno ad intersecarsi. Per quanto riguarda la parte idrogeologica, la settimana prossima avremo due contributi, praticamente contributi di un unico lavoro, ma che si divide tra Nicolini e Contratti, sono i professionisti che se ne sono occupati e che sono incaricati di svolgere lo studio.
Testa sala, stessa ora, giovedì prossimo, qui, in comune.